sindaco, questo è il primo e questo è il secondo piatto. Io stasera me li mangio a forno con un po' di bisteccatone e faccio un bel contorno. Non ne possiamo più, sono 3 stagioni che facciamo questo. Non esiste proprio che dobbiamo pagare tutte queste tasse. Siamo senza soldi, però i vostri diritti li volete. Noi diritti non ne abbiamo al comune. Se veniamo a discutere ci mandate all'inferno, ci mandate al fuoco. Voi siete i padroni della zona, vedete che dovete fare? Succede qualcosa. Chi si ammazza, chi si brucia, qua faccio succedere un omicidio. Guarda, brucio tutto le strade. Guarda che ci sta lassù. Io l'anno scorso 50 euro tra Baicon e lo spruzzo. E poi dopo dovetti chiamare il medico curante che disse che aveva aspirato tutto il me. Niente a fare un'iniezione. Mezza giornata a letto. Perché troppi scarafoni. Eppure il puluzzam mi fogna all'interno. E mo che arriva l'ambulletto che dice 750 euro, dice che hanno messo le fogne da pulite, disinfettazione e allo sta. Io sono andata a comune stamattina perché ieri ho visto il signore Aquilante e lui disse vieni domani mattina a comune. Io sono andata, ma se c'era un fantasma. Lui è entrato e io stavo così, ho detto, ma che devo fare? Che devo fare? Devo fare chiasso, devo chiamare i carabinieri, dobbiamo fare correre i carabinieri, non è possibile. Si hanno guardato in faccia, c'era un altro che apparteneva al comune. Signora, non si fa questo. Ma se tu c'hai questi, no, e te li metto sulla scrivania. Io ho 2 bambini. Ma mi sa dire lei come faccio a dormire di sera a casa? Datemi voi una spiegazione. Andiamo al comune, facciamo l'intervista anche al comune. Perché non è possibile. Guarda là. Non posso buttare l'acqua. Guarda là, che ci sta. Ogni topa così, con le ali. Non possono giocare nel cortile, nelle proprie case, cioè stiamo proprio in condizioni pietose. Aiutateci, fate il possibile perché siamo privi di uscire giù nel giardino per far giocare i bambini perché siamo volano, volano, volano. E le nostre parole sembra che volano al vento. Fate qualcosa al più presto perché il caldo è arrivato e non no, è possibile. No, ma l'acqua non si può buttare perché come butta l'acqua da là? Il sindaco, lui è un uomo in campo, è un bravo uomo, deve fare qualcosa. Ci abbiamo dato i voti con tutto il cuore perché lui aggistava un sacco di cose. Ma adesso che dobbiamo fare? I bimbi dove li dobbiamo portare? In piscina i soldi non ci stanno, al mare, alla spiaggia i soldi non ci stanno, devono stare nelle nostre case, però devono stare puliti perché qua non si può. Non possiamo buttare acqua per terra che sono... saltano, zombano, come si dice alla napoletana? Saltano, zombano, da scalinata mia. Cioè dobbiamo pensare prima all'igiene della strada. Giovano, in esatto non credo riuna. Ai, chi la vuole, ne escono in diffogna e volano. Ai, ricureva presso scarafoni. Caro sindaco, che devi fare? Perché l'estate per noi non esiste, noi ci stiamo dentro, qua dentro non possiamo uscire, tutti non ce ne stanno. Se ci metti un po' di pulizia i bimbi giocano, altrimenti chiusi in camera, peggio dei carcerati. I carcerati hanno una condanna, i nostri bambini non hanno una condanna, non sono condannati a morte. Non sono liberi per colpa vostra. Non sono liberi non possono giocare, per favore. Cercate di risolvere prima i problemi essenziali e poi altre cose. Così non si può stare. Esatto. Perché alla sera qua stiamo dormendo con tutte le zanzariere, entrino in casa e abbiamo i bambini piccoli che si spaventano. Chi è il problema? E ma a casa, pagamo lì, pagamo questo, paghiamo chi ci viene a pagare un libro di disinfettare la strada. All'improvviso sai, troviamo per dentro e i bambini si scappano la notte che non vogliono dormire più. Il problema delle blatte non è un qualcosa di recente. Ci sono state già delle segnalazioni l'anno scorso, sempre in via Ignazio Silone, da parte della signora Lucia Barbato. I commissari non hanno recepito questa istanza e stava lì abbandonata. Quest'anno si è ripresentato il problema, le signore sono ritornate e hanno protocollato questa richiesta. E quindi il comune si è già attivato prima dell'intervento della signora con questi insetti in questo barattolo. Quindi già avevamo risolto il problema, già eravamo intervenuti e come avete visto c'è anche la nostra istanza, la richiesta all'ASL per l'intervento. Che sei tu?